noi se, dovete sapere, noi vi riveliamo alcuni segreti fuori onda, quando voi ascoltate musica qua si dicono delle cose oscene che voi non ripetibili, irripetibili, insomma, non vi stiamo a raccontare le nostre cose. I convenuti sono rimasti un po' di stucco. Un po' di stucco. Niente di che. Allora andiamo a qualche noticina. Sì, stasera, oggi pomeriggio anzi, avremo questo corso per curriculum, quindi insegneremo come compilare un curriculum in formato australiano, ci sarà insomma una persona esperta che terrà questo corso, il corso è completamente gratuito, già abbiamo insomma un bel po' di ragazzi in lista, però insomma c'è qualche posto libero se qualcuno vuole partecipare, cominciamo alle 4 nei nostri uffici a Casa d'Italia all'Leichhardt. Il prossimo corso si terrà a dicembre, ora non ricordo la data, ma dovrebbe essere intorno al 10 se non mi sbaglio, sempre comunque mercoledì, e insomma siamo sempre aperti, se qualcuno vuole, è interessato, conosce qualche ragazzo che sta arrivando e ha il curriculum italiano e vuole tradurlo, perché comunque ovviamente sembra scontato dirlo, però il curriculum è il punto di partenza ed è importante insomma cominciare col piede giusto, quindi impostarlo nella maniera giusta, non soltanto tradurlo, che ovviamente è il minimo, ma anche sistemarlo bene, capire per quale lavoro si sta facendo richiesta e come adattare insomma il proprio curriculum a questa richiesta, quindi cercare di essere flessibili anche in questo caso, perché è vero che l'Australia è la terra delle opportunità, però insomma la concorrenza è alta anche fra i ragazzi working holiday, backpackers, e quindi è importante riuscire a capire come posizionarsi in questo mercato. Ecco, se vai avanti un attimino, sto cercando. Ulterico dice: guarda che vi sto ascoltando, non parlate male di me. Beh, non abbiamo detto niente. Allora, vabbè. Ah, sta per mettere su un'impresa e vorrebbe tornare qua come direttore aziendale, qualcosa del genere per la sua impresa. Non ho capito bene, Ulterico, mi devi specificare bene quello che vuoi fare, perché quello che ha scritto non ho capito niente, poi la passo al nostro Marco. Ci sta, quindi ci ascoltano a questo. Che ore sono adesso in Italia? Dovrebbero essere, non è ancora mezzanotte. Quasi mezzanotte. No? Sì. Quindi non è troppo tardi. Per un Ulterico non è tardi, lui che è l'uomo delle ore piccole. Okay. Oh, delle ore piccole. Volevi dire qualcosa, Giovanni? No. Se devo essere sincero, no. Devo evitare di commentare. No, vabbè, dicevo che comunque il corso di curriculum, a parte appunto la traduzione, all'università comunque, non, almeno a me, non mi hanno mai insegnato come scrivere un curriculum, quindi è utile anche proprio da un punto di vista della conoscenza di come scrivere un curriculum, al di là della scrittura in inglese, in italiano. L'altro giorno mi è arrivato per esempio un curriculum di un ragazzo che era secondo me completamente sbagliato, insomma non vedo come lui possa riuscire a trovare un lavoro con quel tipo di curriculum, perché mancava tutto, c'erano tutte le cose che non dovevano esserci, quindi come le foto, la nazionalità, tutti questi elementi. Queste c'erano. Che non vanno messi, come? E mancavano perché? Invece. Perché non va bene? Io sono italiano. Perché? Perché non è necessario sapere la nazionalità, non è un merito, né una, niente di, insomma non è necessario per svolgere una professione. La foto, a meno che non sia appunto un mestiere in cui sia espressamente richiesta la famosa bella presenza, che a me fa abbastanza girare le scatole, comunque diciamo che non serve la foto, perché può creare discriminazioni, quindi l'importante invece è mettere per esempio nelle esperienze lavorative, citare tutte le organizzazioni e datori di lavoro per cui si è lavorato, cosa che per esempio questo ragazzo non aveva fatto, no. Quindi sì, è importante sapere come farlo, quindi partecipate al corso. Marco, tu parteciperai, chiaramente, se ti trovi. O no? Penso di sì, non lo so, vediamo. Come lo zio, questo qua deve cominciare a metterlo sotto la frusta, devi andare, lo devi obbligare. Vabbè, allora, ma io nel curriculum diciamo che non ci ho messo niente ancora, quindi... Già, non ho ancora esperienza. Ho lavorato con papà. E c'hai pure ragione. Ma anche quello potrebbe... Certo. Se vuoi solo quello. O devi creare un curriculum, è chiaro. Lo so. Anche le tue idee. Allora, Ulterico è stato più chiaro. Vi leggo la lettera, così lo facciamo contento. Stiamo seguendo la storia. Oh, ciao Paolo, è da un po' che io e un mio socio abbiamo fondato una società in Italia che commercializza calzature made in Italy. Fanno le scarpe. Siamo intenzionati ad aprirci al mercato australiano. Come se qua ci fossero poche scarpe italiane. Vabbè, per questo stiamo cercando chi può assisterci sia con la scelta dei visa, e questo mi rivolgo a voi, sia a Marco che a Giovanni,
E poi ovviamente con il trasposto, quindi qualcuno che conosce le varie leggi doganali, dazi eccetera, sia per le procedure da seguire per la commercializzazione dei nostri prodotti in Australia, per la precisione a Sydney, vogliamo iniziare da Sydney. Mi consigliate qualcuno in gamba e fidato a cui poterci rivolgerci? Please, tanti saluti e buon proseguimento del programma. Beh, per quanto riguarda i visti, se Marco e Giovanni avessero per darti questi consigli, cambierebbero mestiere, metterebbero uno studio privato per fare i consulenti, guadagnereste un sacco di soldi su questo. No, qualcuno ieri chiedeva in uno dei tanti forum che c'erano su Facebook, qualcuno ha competenze specifiche sui visti? Agenti di immigrazione magari vabbè, però a volte voi altri e noi altri che facciamo un po' questa informazione così sembra nulla, però a forza di ascoltare tanti ragazzi che arrivano a dare consigli e prendere le nostre informazioni, per dare consigli dobbiamo forza chiedere agli esperti, forse diventiamo un po' più pratici della situazione, ecco perché si rivolgono a noi. Certo, no, però le fonti ufficiali sono, io mi metto ancora le mani ai capelli quando dicono, continuano a dire, ho sentito, uno mi ha detto una cosa, uno me ne ha detto un'altra. Sì. Grave. Parecchie lettere, parecchie email, sì, diciamo. Le agenzie, alcune mi dicono una cosa, altre mi dicono un'altra, e lì sta un po' il perché c'è questa. Comunque sì, per rispondere a Ulderico, per la prima domanda che ha fatto, basta rivolgersi a un agente di immigrazione, se vuole possiamo dare qualche contatto noi, abbiamo dei agenti di immigrazione italiani. Allora, io ti per giro la cosa e poi ci dai qualche. La seconda questione invece è la Camera di Commercio italiana, direi che è l'autorità giusta a cui rivolgersi, quindi possono senz'altro dargli una mano. Quindi penso che sia una risposta abbastanza esaustiva. E poi la terza, fate scarpe buone, non le fate di cartone e poi mettete il made in Italy sotto, perché sennò, caro Ulderio, ti veniamo a prendere dove sei, insomma, non ci fai fare brutta figura. Lo vuoi minacciare sottilmente? Beh, visto che ci sta ad ascoltare, quindi tanto vale che sai come la pensiamo. Vabbè, speriamo che questo. La geometra, hai visto? Il tuo collega adesso vuole fare il commerciante, vabbè, speriamo. Ci si reinventa, no? E ci si reinventa. Passiamo a un'altra canzone, sono le 9:48. Sì, sono i CCCP con Produci Consuma Crepa.